Cominciamo la nostra serie di interviste ai nuovi sindaci dell'area grecanica. Abbiamo al telefono, se non ho capito male, il nuovo sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi. Buongiorno. 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 Sì, ti ho fatto una sorpresa. Ti ho fatto una sorpresa. Allora, innanzitutto, tanti auguri per la tua elezione. E finalmente Bova Marina ha un nuovo sindaco. Allora, io ti prometto che questa intervista la faremo molto amichevole, usciamo dall'aplomb della campagna elettorale, anche perché ti dicevo, tu dovrei essere non solo, cioè, ti chiamo per nome perché dovrei essere amico di questa città, perché Bova Marina ha bisogno, oltre che di un sindaco, di un amico che la sappia ascoltare, che sappia anche accettare dei consigli per poi agire insieme alla comunità. Quindi com'è per te salire sul soglio di Piazza Municipio? Ma intanto io, prima di essere amico di questa città, sono cittadino di questa ovviamente città, quindi se facciamo bene, facciamo anche bene per il paese, ma per il paese significa cittadini, noi stessi, quindi anche i nostri figli. E, niente, noi già siamo qui al comune per metterci da subito al lavoro, perché ci sono tante problematiche, ovviamente non ci sogniamo di poter risolvere tutto e subito, ma è giusto iniziare, non perdere neanche un secondo di tempo, e quindi rimboccarci da subito le maniche per iniziare la nostra azione amministrativa. Anche perché lo spieghiamo per chi ci ascolta e magari non lo sa: Bova Marina esce da 2 anni e mezzo di commissariamento per infiltrazioni mafiose e oltretutto è stato dichiarato il dissesto finanziario, quindi diciamo che chi va, e quindi nel tuo caso, si ha un po' le mani legate per quanto riguarda l'amministrazione, soprattutto finanziaria. Però si può fare molto, perché già avere un'amministrazione amica è tantissimo per un paese. Sì, la situazione l'hai fotografata, diciamo, perfettamente. Le gestioni commissariali, insomma, non è che voglio fare polemiche, si sa, gestiscono l'ordinario. No, è constatare la verità. Diciamo, è constatare la verità. Una caratteristica, diciamo, burocratica, ecco, sono più all'aspetto burocratico, mentre la cittadinanza ha bisogno di un interlocutore tutti i giorni, della, diciamo, quotidianità delle cose, quindi bisogna da subito ripartire, mettersi in moto. Quanto l'amministrazione deve essere amica, vicina al cittadino, l'avevamo detto anche in campagna elettorale, l'amministrazione non deve essere, diciamo, mettersi di ostacolo con i cittadini, ma stare a fianco del cittadino, supportarlo. Quindi una delle cose che noi abbiamo messo anche in campagna elettorale è quella di sburocratizzare gli uffici comunali, nel senso non di andare non rispettare quelle che poi sono diciamo le regole, le norme relative ai vari procedimenti, ma semplificarli e snellirli. Certo che la burocrazia è un problema per tutta Italia, ma Bova Marina in particolare. Guarda, io ti faccio veramente un in bocca al lupo per il futuro, perché speriamo ovviamente di tutti i cittadini, io sono bovese, quindi anch'io da cittadino bovese lo spero, di vedere un paese cambiare, e certamente anche noi con la nostra televisione, Tele Bova Marina tra l'altro, e Radio Studio 95, saremo sempre presenti al fianco dell'amministrazione, perché c'è bisogno di portare l'immagine positiva di un paese fuori, quindi ci siamo. Vi ringrazio, e non mancheranno le occasioni per vederci e confrontarci. Grazie ancora, Vincenzo, in bocca al lupo e auguri per tutti.